sono pienamente d'accordo col gesto che ha fatto e farei anch'io la stessa identica cosa. Ecco, anche nel caso in cui avesse sparato dal balcone? Ah, sicuramente. Comunque sia, loro hanno invaso la proprietà privata e la proprietà privata è... La difesa è sempre legittima. Dal mio punto di vista ha fatto benissimo difendere casa sua, la sua famiglia, i suoi interessi. Sono vicino a quest'uomo perché anch'io in passato ho avuto lo stesso suo problema. Non ho reagito come lui perché fortuna, ahimè, non lo so, non ero armato all'epoca, cosa che invece oggi mi troverebbero preparato. Se avesse sparato davvero dal balcone? Questo, guardi, questo io non possiamo fare un processo a quello che potrebbe essere. Nel caso fosse confermata questa ipotesi? È sempre entrato in proprietà altrui a fare del male. Dunque, adesso io non posso dire, però è sempre andato per delinquere in una casa di una persona, di un onesto cittadino. Quello non deve succedere, ma non deve succedere da nessuna parte. Sarebbe giustificabile, come dire, un ipotetico sparo dal balcone nei confronti di... Sparare una persona non è mai giustificabile, ma in questo caso è una legittima difesa che ci andava fatta. Siamo tutti con te! La possibilità di avere un'arma in casa per difendersi può essere un deterrente oppure no? Guarda, vengo a scoprire che questa notte ci sono stati due altri furti in altri locali commerciali qui a Ivrea, quindi a distanza di due giorni da un fattaccio di questo tipo mi sento di dire di no, nel senso che pensavo fosse un deterrente, ma evidentemente no. Secondo lei la legge sulla legittima difesa è la soluzione a questo problema oppure no? Guardi, mi è molto difficile, non ho le competenze per commentare. Un sindaco? No, certo, un sindaco, ma questo non vuol dire, perché un sindaco innanzitutto non è un tuttologo. Io personalmente non ho il porto d'armi, non ho una pistola in casa, credo di averle già risposto. Non è la soluzione al problema, però aiuta parecchio quando uno ha l'arma e vuole difendersi a casa sua, diciamo che l'aiuta parecchio. Ma secondo lei è un deterrente questo? No, perché vede che lo fanno lo stesso. Lo fanno lo stesso, però... Quindi rischia di creare solo un'escalation di violenza? Ma questo sinceramente non glielo saprei dire. Sicuramente se vieni a rubare casa mia, ripeto, devi fare attenzione, perché io sono armato e ti sparo. La legge è più severa verso chi va a delinquere. Di quando, come fanno in certi paesi, che se vai a rubare anche solo il minimo, ma ti cominciano, è un esempio stupidissimo, ti tagli una mano, vedi che forse incomincerebbero a calmarsi un po', invece che stare, entrano stasera in galera e nella notte sono già fuori anche se hanno commesso dei furti o addirittura delle atrocità verso chi entrano nelle case.